Vamonos, direct. Eccoci, amici di Radio Groc, amici dell'editor Gale, Riccardo, Maurizio, buonasera a tutti, buonasera. Buonasera, Ciao. ragazzi. Abbiamo deciso di andare in diretta comunque alle ore 19, pur avendo questo inconveniente in corso a casa Polloni, che davvero è una persona, Riccardo, mia testimone, cordiale e seria. Per cui si scusa con noi, si scusa con chi si stava mettendo diciamo in ascolto perché ha un problema elettrico e non riesce a collegarsi, quindi ci ha dato appuntamento al fine settimana. Adesso verificheremo se sabato o domenica. Ovviamente vi informeremo appena possibile. Diretta con Gigi Apolloni sabato o domenica su Radio Groc, l'editor Gale. Ne approfittiamo comunque per salutare e per fare il punto su quello che stiamo facendo e su quello che sta facendo il calcio, nel senso che Maurizio ti coinvolgo, no? Bundesliga attiva, Liga in procinto di ripartire, Serie A che si allena. Quali sono le sensazioni sulla ripartenza del campionato? Ma so che alle 6:30 doveva esserci il meeting decisivo tra Spadafora e la FIGC, e non ho notizie perché ero qui in studio dove tra l'altro ripassavo anche tutti i dati su Apolloni, mi ero preso un bel po' di appunti sulla sua carriera e sulle domande da fare. Quindi, oltre a scrivere mail di lavoro, spero non avere clienti in linea perché se no dicono: ma questo invece che concentrarsi sulle nostre mail si concentra su Apolloni. Sì, ho fatto un Parte. attimino nel mentre in cui parlavi una rapida ricerca, trapela ottimismo, la riunione è iniziata, quindi in questo momento sono in sede la FIGC a discutere della ripartenza del calcio della Serie A, siamo live, mentre parliamo vediamo se c'è qualche altra notizia, c'è Penso ottimismo. che il nodo sia quello della quarantena, giusto? Ormai tutti i dati convergono verso la ripresa. C'è il nodo del decidere se l'eventuale positivo debba stare in quarantena con tutta la squadra e per quanto tempo, perché chiaramente se fosse in conformità alle norme che prevedono la quarantena di 14 giorni, è chiaro che uno stop. Cioè, trovare un giocatore positivo mette a rischio la Esatto, continuazione del no, campionato. esatto. E la notizia buona per, diciamo, il movimento è che il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, alle 18:58 è uscita questa news, questa ultima ora, ha dato l'ok. Quindi, essendo che il CTS ha dato l'ok a questo schema di ripartenza che prevede quello che dicevi tu, trapela ottimismo sulla diciamo, fine della riunione e sulle decisioni conseguenti. Ne stiamo parlando in questi ultimi diciamo, minuti e quindi verificheremo. Riccardo, invece, chiedevo, oltre, voglio dire, allora possiamo annunciare, per quanto ci riguarda, ribadiamo Gigi Apolloni, uno degli stopper più importanti del calcio italiano, sabato domenica su Radio Groc. Poi mi hai dato un'altra bellissima notizia, sai che io sono un suo tifoso, c'è un altro nome che avremo modo di incontrare, no? Che eravamo già sulle sue tracce. Eravamo già sulle sue tracce, l'avevamo sentito, diciamo, più di un mese fa, proprio era stato anche lui massimamente disponibile, ci aveva lasciato addirittura il suo numero personale di cellulare e un bomber, direi, d'altri tempi, no? Con una storia, diciamo, particolare, una persona anche molto corretta dal momento che purtroppo ha avuto un grave lutto in famiglia per colpa di questo terribile virus e Vorrei interrompere perché le facciamo le condoglianze prima di tutto a questa persona e se possiamo anche dire il nome potremo fare il giochino dall'Antonio alla Zubizzarreta se qualcuno ci segue prima di dirlo, quindi lasciamo un attimo, abbiamo detto un attaccante, insomma un attaccante dall'Antonio alla Zubizzarreta, se c'è qualcuno che vuole provare a indovinare si tratta di dare un intervallo minore rispetto a questo spazio che va dai due giocatori che aprivano e chiudevano l'alfabeto calcistico negli anni 90, no? Quindi Mika Aaltonen e Antonio Zubizarreta, quindi è un gioco che vediamo se farà indovinare qualcuno, se no lo diciamo.
cazzo. E allora no, allora facciamo che teniamo un attimo sulle spine, nel senso che appunto poi dopo ieri invece mi ha ricontattato scusandosi tantissimo del fatto che diciamo abbia avuto questa pausa e questo silenzio, però ovviamente era dovuto purtroppo a questa brutta notizia per la quale è stato diciamo un po' scioccato, ecco, quindi che però ci ha diciamo ripromesso su di risentirci a breve e di poterlo finalmente intervistare per chiedergli un po' di cose, diciamo che per dare qualche indizio, ecco, diciamo che la sua carriera, diciamo, è decollata, magari non in maniera, no, ortodossa, come magari fanno tutti, le giovanili, poi dopo la prima squadra, le categorie minori, per poi salire, ma addirittura per un periodo aveva anche smesso di giocare a calcio, poi dopo è ritornato sui campi di periferia per poi arrivare ad altissimi livelli. Ecco, quindi Mister X, attaccante, carriera atipica, personaggio direi atipico per il mondo del calcio, un po' come diversi di quelli che noi cerchiamo di intervistare, no? Direi che ci sta anche nella nostra formazione ideale delle persone intervistate. Maurizio, l'hai messa giù te, no? Sì. Vogliamo ricordare? Allora, sì, si è aggiornata con l'ultimo intervistato della settimana scorsa, perché allora abbiamo degli intervistati dell'ultimo anno solare, direi, no, forse bisogna comprendere anche il 2019 per farla intera, gli ultimi due anni, quindi abbiamo una formazione di tutto rispetto con Pino Taglialatela in porta, che direi che ha come anche il secondo e il terzo portiere di riserva, che non ce ne vogliano Sorrentino e Alessandro Trucco, ma abbiamo deciso di dare la palma di titolare a Pino Taglialatela. Poi abbiamo una linea difensiva dove i centrali sono Collovati e Filippo Galli e i terzini sono il capitano dell'Imperia Alessandro Ambrosini e l'ex capitano dell'Udinese Valerio Bertotto. A centrocampo, ecco, abbiamo una linea 3 un po' molto spregiudicata, composta da Beppe Giglio, Nicolas Costantini e Andrea Gasbarroni, e un tridente formato da Mauro Esposito, Pasquale Luiso e Stefan Schwong. Quindi forse è una squadra con poco filtro, ma direi che tanta classe e tanta fantasia. Fra Esposito, Luiso e Schwock ci sarà, ahimè, da scegliere se qualcuno dovrà lasciare il posto al nuovo intervistato, che è stato indovinato in questo teatrino che stiamo conducendo da Diego Della Vega, che saluto ovviamente, Riccardo Zampagna, vi ricordate, no? Il bomber operaio che fra un incarico, un lavoro da tappezziere e un altro successivo iniziò a segnare nelle serie minori fino ad arrivare però in modo meritato e a suon di gol e prestazioni in tutte le divisioni in Serie A, no? Dove giocò con Messina, Atalanta, continuando a segnare. E poi però sparì allo stesso modo in cui era apparso dal mondo del calcio, quindi facendo scelte di cuore andò a giocare con una squadra politicizzata nella sua Terni e si ritirò a vita privata e ricominciò Riccardo a lavorare, adesso fa di nuovo un tabacchino a Terni. Quindi da tappezziere a tabaccaio, passando per la Serie A, penso che sia una di quelle storie che Radio Groc non può assolutamente esimersi dal raccontare. Forbiciate e numeri pazzeschi e gol con la Roma, tripletta la Roma, cioè cose fantacalcio. Ecco, visto che io continuo a stare attento anche al live della conference call fra Spadafora, la Federcalcio, le leghe, gli allenatori e quant'altro, Maurizio, se ricominciamo fra poco, che cosa è cambiato? Cioè, in termini assoluti, per lo scudetto, per le prime posizioni, per la salvezza, c'è qualche valore che secondo te può essere cambiato? Potrebbe ricevere un vantaggio forse chi dispone di rose più ampie, perché
sia perché si va incontro a un tour de force vero e proprio di 3 partite alla settimana, e sia perché dovesse entrare in vigore la regola dei 5 cambi, ecco che chi dispone di panchine più lunghe riceve un indubbio vantaggio. Quindi in chiave scudetto, ecco che il pensiero va sicuramente al fatto che il gap tra Juventus e Lazio potrebbe allargarsi, ma a favore della Lazio milita la considerazione che ha sempre creduto in questa ripartenza, ha trattenuto a quanto pare i giocatori a Roma mentre la Juventus l'aveva lasciati un po' sparsi per in giro per l'Europa se non per il mondo, e quindi questo potrebbe essere il punto interrogativo della ripartenza che grava sulla Juventus, cioè come sia stata gestita la quarantena, specialmente da chi addirittura aveva lasciato l'Italia, quindi era meno anche sottoposto a controlli dello staff e quant'altro. Però questi due aspetti qui del turni ravvicinati e delle sostituzioni che aumenterebbero a 5 è un elemento favorevole a Juventus. In chiave salvezza forse c'è un po' di paura per, mi spiace per Riccardo, anche in casa sampdoriana, perché ha avuto diversi casi di positività, e quindi, come si dice, bisogna vedere come gli strascichi che hanno avuto nella ripresa fisica dell'efficienza di questi giocatori, ecco. Ecco, invece nel mio, come dire, essere un po' criscitiello, un po' pedullà, lancio due bombe. Il 17 giugno il Telegraph ci anticipa che ricomincerà la Premier League, questa è una notizia dell'ultima ora anche, mentre la Liga, che aveva già ufficializzato la ripartenza, ha anche varato una sorta di calendario più fitto per finire il campionato entro fine luglio e fare gli spareggi di seconda, di Serie B, allo strenuo, diciamo, nello stesso periodo. Quindi gli altri di fatto hanno deciso, i tre grandi campionati, Bundesliga, Premier in questo momento, anticipazione del Telegraph, e Liga, manca l'Italia, che quindi sta decidendo anche questo. È ovvio, Riccardo, che poi tu, che hai giocato comunque a calcio tanti anni, anche diciamo in campionati semiprofessionistici, giocare col caldo, giocare ogni 3 giorni, giocare magari appunto con rose sì ampie, ma non con tutti gli effettivi pronti, cambia tutto. Certo, no, te lo posso sottoscrivere assolutamente, perché comunque i fattori ambientali sono talvolta, secondo me, decisivi, nel senso che ci sono, diciamo, proprio a livello muscolare, a livello proprio di caratteristiche di calciatori, tanti ragazzi che magari riescono ad andare meglio col freddo in inverno, tanti che invece riescono magari a dare qualcosa di più in primavera, quindi nel senso magari qualcuno che a livello muscolare o comunque a livello diciamo anche durante la partita ha un po' di difficoltà, assolutamente la condizione del caldo e la condizione meteo di questo tipo sicuramente non aiuta. Abbiamo visto comunque che adesso alla ripresa degli allenamenti qualche giocatore si è infortunato comunque, perché forza di stare fermi, va bene fare la cicletta a casa, va bene fare tutto, però poi dopo, quando cominci a correre sul campo, sull'erba, con i compagni, strappi, cose, lì, nel senso, secondo me le squadre di Serie A devono anche un po' e dovranno anche fare un attimo diciamo fronte a questo tipo di novità. Infatti adesso non so se si parla delle 5 sostituzioni, però ritengo che siano fondamentali dopo un periodo di inattività così lungo. Certo, e poi non dimentichiamoci, come diceva anche Maurizio, che non tutte le squadre in Serie A, men che meno in Serie B, hanno organici così ampi, strutturati e funzionali da poter garantire 2 formazioni titolari sempre al 100%, quindi nel senso le differenze possono davvero essere evidenti fra alcune squadre e le altre, come anche le differenze fra la formazione senza pubblico, senza nulla, no? Come abbiamo visto in Bundesliga, comunque sono partite un po' strane, non so come dirti, no? Sono partite un po' particolari, perché comunque senza la spinta del pubblico abbiamo visto delle partite finire con un ammonito -0, abbiamo visto appunto delle squadre che in casa comunque fanno fatica, magari
squadre che costruivano la loro salvezza in casa o comunque squadre diciamo particolarmente ostiche in casa. Senza questo fattore, secondo me Gale e Mauri, non so se anche voi pensate questo, però tante squadre, ma anche quelle più grandi, cioè, possono andare sì, guarda, assolutamente Riccardo, io poi chiediamo se qualcuno ci sta ascoltando e vuole dire la sua. Io su questo ho pensato, ho riflettuto molto, perché per me un calcio senza pubblico non è calcio, quindi avevo delle grosse resistenze, però le ho risolte pensando al bene supremo, che in questa fase, in questa epoca storica, in questo momento mai vissuto, è ancora più importante di tutto il resto. Applicato al calcio, il bene assoluto è che la palla ricominci a rotolare, no? Perché le cose devono ricominciare, che deve esserci questa sensazione di ritorno, ahimè, graduale, ahimè, con molti handicap, ma i protocolli sono assolutamente da seguire, però deve esserci questo ritorno, nonostante tutto, nonostante la cosa peggiore che un tifoso, perché io sono un tifoso, possa immaginarsi, cioè gli stadi vuoti. Addirittura lancio una provocazione, cioè, per a volte, per sentire comunque cori di beceri, di insulti tra una tifoseria e l'altra, può anche far bene sentire il rumore proprio della palla che rotola piuttosto che le indicazioni degli allenatori. Ecco, è una provocazione, nel senso che il calcio dovrà tornare a essere a porte aperte, però non tutto il male viene per nuocere. Ecco, almeno zittiremo per un po' i cori delle curve. Esatto, e da pseudo calciatore, che da pseudo comunque ragazzo che un po' ha giocato, ti dico, il pubblico di casa, la spinta che ti dà, la senti con particolare, no? Fuoco, e quindi sei portato magari a dare di più, però ti dico che anche gli insulti degli altri ti mettono dentro una grinta, ti mettono dentro comunque una forza. Non pari, però ti viene proprio da dimostrare, no? Ti viene proprio da dire sì, più me ne dicono e più vado a bomba. Ci sono dei giocatori, no? Che si dice forse addirittura siano più stimolati dagli insulti, dagli spunti, che non ti fanno andare di brutto, perché guarda, ti dico una mia piccola esperienza, così giusto che siamo qui che ce la parliamo tra di noi, una mia piccola esperienza a derby di Sanremo, no? Ovviamente Imperia Sanremese in Serie D, io gioco sull'esterno, no? Per carità, benissimo, gioco a Imperia, no? Tanti tifosi, quindi una bella cornice. Poi dopo andiamo giù al comunale, e lì io giocavo sulla fascia, quindi c'è una serie di insulti dalla tribuna, da parte di che c'erano i tifosi, e ti dico, anche quelli ti fanno venire dentro proprio una forza maggiore, ecco, cioè ti fa venire anche quelli una forza pazzesca, ecco, poi fa parte del gioco. Ecco, poi c'è da dire che ahimè gli sfottò, i contrasti online sono ancora più forti a volte che in campo. Adesso leggevo oggi della pandemia con la Serie D lanciata forse dai tifosi della Sanremese contro quelli dell'Imperia, queste cose qua, e parte del gioco, però fino a un certo punto, ovviamente, come è parte del gioco capire che ci sono degli interessi tali per far funzionare la macchina che presuppongono che si torni comunque a giocare, no? Qua, laddove ovviamente le condizioni lo consentano. Non abbiamo altre notizie, stavo guardando da questo summit in corso, ripetiamo però che Spadafora, ecco, questo può essere una notizia in più, è attesa al Consiglio dei Ministri in programma 19:30, quindi da qua a 10 minuti, un quarto d'ora, riferirà quello che è successo durante il summit. Noi aspettiamo il summit Apolloni, che speriamo sia riemerso dalle macerie che aveva in casa, no Riccardo? Com'era la storia? Esatto, che praticamente stava ristrutturando casa, e quindi era in un momento un po' particolare, nel senso che aveva elettricisti, muratori per la casa, anche lui che dava una mano, quindi anche, diciamo, dal punto di vista personale era con un po' di, diciamo, sei
pittura, cose. Mi sarà portato Grune Minotti, probabilmente. Ma dove abita il buon Gigi, il nostro Gigi adesso? Io credo che abiti a Modena, credo. No. Che è la squadra, la città dove per ultimo ha allenato, fino al gennaio 2019. Esonerato da primo in classifica. Esatto. Io mi ricordo che anche Bertotto, cioè Bertotto è terzo, lo mandano via, lui Apolloni è primo, lo mandano via. Sì, sì, ma lo mandarono via anche a Parma dopo la storica promozione, storica perché era la ripartenza dalla Serie D alla C, no? E andava bene. E sono piazze comunque esigenti. Però mi ricordo che lui, leggevo oggi, conobbe la moglie, lo dico perché si chiama Galeotti come me, sua moglie, la conobbe in Emilia, cioè lei umbra, però insomma vivono in Emilia, adesso non sono esattamente dove, quindi è rimasto in zona laddove la sua carriera ha raggiunto il punto massimo, quindi a Parma o vicino. Bene, Riccardo. Sì. Diamo appuntamento a questo punto. Sì, diamo appuntamento e prima, visto che abbiamo parlato, vorrei mandare un contributo video così, giusto per, e poi dopo possiamo fare i saluti finali. Volevo mandare questo contributo video così, dai. Vabbè. Non male, direi. Allora, vediamo un po', un lancio, Zampagna raccoglie il pallone. No, questa è la Fiorentina. Ah no, questa è la Fiorentina, infatti stavo dicendo che maglia la Taranto. Allora, siamo 2-1 per la Fiorentina, questo tentativo, e la Taranto al 40esimo riprende la palla, la gioca sulla fascia sinistra, una manovra un po' lenta, ma alla fine questa palla... Invece c'è lanciato Zampagna in area di rigore, no. Zampagna si inventa questo gol che insomma non si vede spesso. Esatto, ecco, questo volevo dare questo contributo. Beh, mi sembra che hai fatto un'ottima scelta, questo è uno dei gol. Penso che poi uno di quei gol che si ricorda, no? Cioè uno che lo ha visto, dice: ah sì, Zampagna, quello che fece quel gol strano con quella girata che uno non se la... perché lui aveva questi movimenti che pochi pensano, cioè lui magari non era coordinatissimo, proprio per questo riusciva anche a fare delle evoluzioni che un attaccante normale non pensa neanche di fare, come questa, no? Una girata dal niente, una rovesciata. Non ha fatto solo quello, mi pare che col Messina ne avesse fatte qualcuno in rovesciata, poi posso sbagliarmi, però mi pare ricordare delle prodezze analoghe anche quando giocava a Messina. Riccardo potrebbe stupirci con effetti speciali, assolutamente, sono caldo. Ce l'ho. Attenzione, Summit è quasi finito. Il summit è quasi finito, sensazioni più che positive, a breve parlerà Spadafora, tra pochi minuti ci sarà un annuncio del ministro dello sport, quindi noi anticipiamo le emittenti televisive che si collegheranno, vi diciamo già 19:30, sintonizzatevi per sapere di più, ma pare proprio che insomma il carrozzone riparta per quelli che non amano il calcio, che noi in questo periodo ci siamo anche sentiti un po', parlando informalmente, di criticare chi per partito preso in un momento tragico per le sorti dell'umanità se la prendeva con Tizio, Caio, Sempronio o nel caso specifico con il calcio. È ovvio che il calcio fa parte di un mondo e che ha delle regole che comunque sia non vanno contro un protocollo, nel senso che fino ad ora per esempio non si è giocato, ma allo stesso modo laddove ci siano delle condizioni riparte come tutto il resto, no? Anzi, io sono preoccupato che le scuole non ripartano in presenza o che il cinema, il teatro che ha bisogno di tutti noi per sopravvivere non riparta ancora, no? Quindi ci eravamo smarcati anche da queste critiche
al calcio in quanto tale, con tutto quello che guadagnano, queste cose qua, abbiamo spesso parlato anche con i nostri ospiti, vero Maurizio? Sì, sì, è vero, abbiamo sottolineato come comunque ci sia stato spesso un po' di eccesso di moralismo, dimenticandoci che comunque il calcio non è fatto solo dai Cristiano Ronaldo e dai multimiliardari, ma è fatto anche da tanti operatori, giocatori di categorie più basse, ma poi anche tanti che lavorano nell'indotto e che traggono dal calcio un sostentamento essenziale, senza il quale non potrebbero tirare avanti con le loro famiglie, ecco. Quindi voglio dire, anche di loro bisogna preoccuparsi. E poi comunque non c'è nulla di male nel volere di nuovo anche per uno spettatore approcciarsi a un divertimento, non si pecca certo di irriverenza verso le vittime, la ruota della vita che va avanti, e tu come si riaprono le spiagge, i ristoranti e i bar, si può anche riprendere a guardare una partita di pallone senza per questo essere tacciati di essere avulsi dai veri problemi del mondo reale. Esatto. Poi anche un po', scusa Gale, l'argomento che appunto di cui abbiamo parlato nella diretta precedente con Stefano Senardi, che appunto sulla polemica, no, dei grandi concerti con non rimborsati ma con i voucher, nel senso che si auspicava Stefano che se quei proventi o comunque se quei voucher, diciamo, e quindi non rimborsi, vengono adoperati appunto per queste maestranze, per tutte le persone che comunque lavorano, diciamo, nell'ambito della macchina dello spettacolo, ben venga. È chiaro che se invece devono solo rimpinguare le casse di Ticket One di questi grandi circuiti per poi dopo dire volevo andare a vedere come si chiama Paul McCartney e loro ti dicono no, lo puoi cambiare solo con Celine Dion perché fa parte dello stesso management di qua e di là, ecco, lì sorgono un po' di problemi. Però comunque appunto anche lui poneva l'accento sul fatto che tantissime maestranze, tantissimi elettricisti idraulici, chi monta il palco, chi le luci, chi tutto questo ha bisogno. Riccardo, Vai. è fatta, siamo i primi a dare l'annuncio. Vai. Si riparte, vada Fora, vada Conte per la data, nel senso che riferirà che l'incontro è stato positivo e che anche la Serie A, la Serie B, il calcio italiano ripartirà. Decideranno se il 13 o il 20 giugno, come era già stato di fatto anticipato, ma l'incontro è finito. Il ministro dello sport di fatto è uscito da questo summit, che è durato neanche un'ora, quindi di fatto il comitato tecnico-scientifico ha preso per buono l'impianto, le disposizioni che hanno proposto. La riunione quindi con anche le varie leghe, i calciatori, gli arbitri e gli allenatori ha avuto un esito positivo, dove tra l'altro positivo vuol dire condivisione, diciamo, di quello che è stato detto e soprattutto del protocollo sanitario. Quindi adesso manca solo la data, 13 o 20 giugno, suonano anche le campane. Io direi a festa, perché è un ulteriore passo in avanti verso quello che dicevamo, ritorno alla normalità. Riccardo, sono assolutamente d'accordo con Stefano Senardi, sono d'accordo nel senso che, allora, il mondo dello spettacolo è fatto di figuranti iscritti all'Empas, attori che sbarcano il lunario. Il mondo del calcio è fatto di magazzinieri, di addetti alla manutenzione dei centri sportivi, di autisti, di una serie di figure professionali che uno Stato serio in questo momento deve evitare di mettere, diciamo, in una condizione per la quale possano perdere il lavoro. Quindi va bene la misura, che sia cassa integrazione o un'altra, ma laddove possibile, il messaggio è torniamo a lavorare. Questo fino a Cristiano Ronaldo, che è evidente che è la punta dell'iceberg, è evidente che è criticabile per i numeri. È evidente che rappresenta un capro espiatorio, non so come dire, un facile bersaglio, ecco, per tutti quelli che vogliono iniziare un movimento, ma è la punta dell'iceberg.
Assolutamente. Abbiamo dato anche la notizia in diretta, eh? Bene. Questo è una, esattamente, è stata una bella... Oltre alla data c'è da capire anche come si riparte, se prima con i recuperi, se prima con la giornata, che era la 27esima che era stata bloccata, o se prima addirittura con le semifinali di Coppa Italia. Avevo letto che c'erano tre ipotesi al vaglio su come ripartire, quale sarà la partita che vedremo per prima, un recupero, una nuova giornata o addirittura la Coppa Italia. Sì, ne sapremo diciamo di più nelle prossime ore, forse. Assolutamente, dice qua, siamo su tutto mercato web, restano a decidere orari delle gare, calendario e 13 o 20 giugno. Buone notizie da Bologna, invece questo non l'ho detto, ma il secondo tampone svolto sul membro dello staff rossoblu ha dato esito negativo, quindi anche bene. Questi diciamo numeri, no? Che poi condizionano anche le valutazioni, in questo caso scendono, nel senso che non è positivo, l'ha detto. Quindi ragazzi, amici, grazie, aspettando Gale, Maurizio, prima di concludere volevo solo farvi vedere una foto e Gale, mi facciamo una riflessione su questa foto, ok? Vediamo se lo riconosciamo. Questo è un momento, lo posso commentare un attimo? Devi. No, nel senso che, anzi Maurizio, se vuoi, perché ne parlavamo oggi con Maurizio, no? Di quella partita, anche di quel momento. Mauri, prego, vai. Vabbè, figurati, è la finale ovviamente Italia-Brasile, dove Apolloni subentra nel corso della gara all'infortunato Mussi e si trova quindi sbalzato in campo ad affrontare niente meno che Romario e Bebeto, e comunque fa il suo alla grande, perché l'Italia, pur non segnando, ma come tutti ci ricordiamo, non subisce reti fino al triste epilogo dei calci di rigore. Quindi per uno che aveva esordito in nazionale 20 giorni prima, no, 10 giorni prima dell'inizio dei mondiali, tipo in un'amichevole l'ultima di preparazione con la Finlandia, sicuramente è una tappa indimenticabile. Poi questo ci dà un assist per due anticipazioni, no? Per l'intervista con Gigi Apolloni. La prima è che io gli chiederò se è proprio vero che lui e Minotti erano così amici, perché addirittura pare che, essendo che quando si fece male Baresi, quindi qualche partita prima di quella finale del Mondiale del 94, il candidato naturale a sostituirlo, cioè il libero in rosa, era Minotti, grande amico di Apolloni, invece Arrigo Sacchi scelse Apolloni, se è vero che lui la prima cosa che fece andò da Minotti per sincerarsi che non se la fosse presa male, ecco, che, come dire, rimaniamo amici, no? C'era questa grande amicizia fra i due. E la seconda è che a Parma si dice che la fortuna di Minotti fu Apolloni, per quanto Minotti fosse stilisticamente molto più apprezzato, era elegante, era molto bravo a giocare a pallone, chi lo ha visto giocare negli anni, io l'ho visto diverse volte a Parma, però chi l'ha visto sempre diceva che se Apolloni giocava quasi non se ne accorgeva nessuno, ma se mancava se ne accorgevano tutti, perché Minotti non giocava come quando c'era Apolloni, perché Grun, parlando del primo Parma della Serie A, non giocava come c'era come quando c'era Apolloni, e così via, no? Quindi queste due sono considerazioni che mi piacerebbe approfondire con lui. Bene, Gale. Bene, ragazzi, Riccardo, noi ci vediamo domani, perché anche noi ricominciamo qualche abitudine, per esempio vederci anche al di fuori delle dirette su StreamYard, condivise su Facebook, YouTube, Radio Grok, hashtag, ma dal vivo, quindi noi ci aggiorniamo presto, e fra due o tre giorni ci rivediamo invece su questi canali tutti insieme. Magari domani possiamo fare un'improvvisata, tipo un 5 minuti di diretta dal luogo in cui ci troviamo, anche per pubblicizzare un esercizio commerciale locale che riapre i battenti nel campo della ristorazione. Chissà, assolutamente, se ne ha voglia, se no metteremo una foto ricordo.
di questo rientro alla normalità. Nel tentativo di, come dire, nel nostro piccolo suggerire uno stimolo che può essere colto da tanti, uscendo dal calcio, anche la vita sociale della collettività delle città può provare a riprendere se ognuno di noi fa magari anche un piccolo passo, no? Prende il caffè, compra un capo d'abbigliamento in un negozio anziché su Amazon, va a prendere la frutta e la verdura dal verduraio, anziché solo nella grande distribuzione, e va a mangiare magari un piatto, ecco, in un ristorante, anziché fare un takeaway o addirittura andare nuovamente al supermercato e cucinarsi a casa, come ahimè abbiamo dovuto fare tutti, in questi ultimi mesi. Bene. È stato un piacere. È stato un piacere. Ci vediamo noi domani e con Apolloni ci vediamo fine settimana, o sabato o domenica. Ciao Mauri, ciao Gale, grazie di tutto e ci vediamo prossimamente. Ciao ragazzi. Di nuovo, ciao ragazzi.